Buongiorno a tutti da Bruxelles. Cari amici, il lockdown totale per tutta l'Italia a Natale è una follia e un sopruso. Lo dico senza esitazioni e sulla base di elementi precisi che ora vi vado ad elencare. Primo, non esiste alcuna ragione scientifica che legittimi tali misure. È intuitivo il fatto che imporre un lockdown generalizzato e uniforme in tutto il territorio nazionale, senza distinguere le zone in cui i dati positivi e ricoverati sono più importanti da quelle in cui invece sono in netto calo o comunque non preoccupanti, non ha senso. Inoltre lo stesso CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico del Governo Conte, nella riunione convocata proprio su queste ipotetiche misure, ha messo a verbale il proprio dissenso, firmato all'unanimità da tutti i membri, in cui si chiede soltanto un rafforzamento dei controlli nelle zone in cui si possono verificare assembramenti, in particolare al chiuso, ma non ha chiesto zone rosse o arancioni, cioè nuovi lockdown. Quindi anche oggi, come a febbraio scorso, il governo vuole introdurre misure fortemente restrittive contro il parere del CTS, cioè in contrasto con la scienza. L'illegittimità di tale provvedimento, e questa è la seconda parte, ne discende in via automatica. Come stabilito dall'ordinanza del TAR del Lazio del 4 dicembre 2020, infatti, i passati DPCM di Conte sono illegittimi per carenza di istruttoria e di motivazioni, in quanto non riportano nemmeno in sintesi i verbali del CTS che sono stati addirittura tenuti segretati per 45 giorni. Nel caso invece delle misure sul Natale di cui parliamo oggi, essendo già pubblico il verbale del CTS che espressamente si esprime in senso contrario, un DPCM che dispone nuovi lockdown è indubbiamente illegittimo per carenza di motivazione. Anche una recentissima ordinanza del Consiglio di Stato della terza sezione, infatti la numero 7097 del 2020, pubblicata l'11 dicembre scorso sull'utilizzo dell'idrossiclorochina, che era stato proibito da una nota dell'AIFA, l'Agenzia del Farmaco, del 22 luglio, ha ribadito la necessità del fondamento scientifico per le decisioni politiche in materia di sanità, sospendendo l'efficacia della nota suddetta in quanto non basata su studi solidi o plausibilmente scientifici. Vedi qui. Terzo. L'altissimo numero di vittime riportate dal governo italiano per il Covid-19, il più alto in assoluto in Europa, che secondo il ministro Speranza giustificherebbe la necessità di misure più restrittive, si può spiegare solo in due modi. O per un metodo di classificazione dei decessi da Covid molto approssimativo, che certifica come tali i soggetti deceduti che sono stati positivi anche in precedenza o al momento del decesso, a prescindere dalle reali cause del decesso, il che porta ad una sovrastima dei decessi da Covid enorme rispetto alle vittime reali. Per approfondimenti, vedi qui. Oppure una gravissima inefficienza ed inadeguatezza del nostro sistema, a partire dalla medicina del territorio, dai protocolli di cura domiciliari e o, per continuare, con l'allocazione delle risorse umane e strutturali. Nel primo caso saremmo davanti ad una gigantesca manipolazione e strumentalizzazione dei dati, evidentemente a fini politici, per dare alibi a misure liberticide e arbitrarie. Nel secondo caso avremmo la certificazione del totale fallimento del compito del Ministro della Salute, che pertanto dovrebbe immediatamente dimettersi. In entrambi i casi questi dati non possono giustificare nuovi lockdown, che si rivelerebbero o immotivati nella prima ipotesi o inutili, se non controproducenti, nella seconda ipotesi, visti i risultati sinora ottenuti. Sulla mala gestione dell'emergenza Covid da parte del governo italiano, un documento ufficiale dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, del 13 maggio scorso, denunciava puntualmente le inefficienze del nostro governo nel far fronte alla crisi, definendo testualmente la risposta del governo improvvisata, caotica e creativa. Tale relazione è stata ritirata e secretata dall'OMS il giorno seguente su espressa richiesta di Ranieri Guerra, assistente direttore generale per le iniziative strategiche dell'OMS, ma anche direttore generale della medicina preventiva del ministro della Salute Speranza, nonché membro della task force del governo Conte sul Covid. Vedi qui per approfondimenti.
Su tale vicenda è in corso un'indagine condotta dalla Procura di Bergamo, che vede indagato proprio Guerra e chiama a testimoniare diversi funzionari dell'OMS. Ad oggi quest'ultima non ha dato loro l'autorizzazione a rendere testimonianza, ostacolando le indagini. Ciò la dice lunga sulla trasparenza e la serietà anche di questa organizzazione internazionale che dà la linea ai governi su come affrontare la pandemia. Quarto, che le chiusure delle attività produttive e le misure restrittive della libertà dei cittadini siano dannose per l'economia, è inutile ribadirlo visto che ormai è di comune evidenza, ma che esse siano deleterie anche per la salute pubblica, invece, va evidenziato, perché nonostante i ripetuti allarmi lanciati dalla comunità scientifica, non se ne parla. In particolare, i divieti di uscire di casa nelle varie forme, coprifuoco, necessità di autodichiarazioni, eccetera, o le restrizioni spaziali, cioè il comune di appartenenza, il proprio quartiere, eccetera, insieme al terrorismo sanitario diffuso dal governo tramite i media, provocano un aggravamento delle patologie psichiatriche nei soggetti già affetti e l'insorgenza di disturbi in moltissime persone che non li avevano. Già a maggio scorso la Società Italiana Psichiatria pubblicava il seguente allarme: gli effetti della pandemia, dell'isolamento sociale e del lungo lockdown hanno colpito anche la salute mentale degli italiani. 300.000 persone in più faranno richiesta di cura ai servizi di salute mentale, un aumento di un terzo dei pazienti che rischia di travolgere la rete di assistenza nazionale in mancanza di risorse aggiuntive per nuove assunzioni e investimenti in tecnologia. Secondo gli esperti, nella fase del dopo lockdown ci saranno sempre più pazienti con disturbi mentali e sempre meno psichiatri e operatori sanitari in grado di curarli. È un aumento di un terzo rispetto ai 900.000 già a carico dei servizi di tutta Italia che, se non affrontato subito e con interventi concreti, rischia non solo di peggiorare le condizioni di assistenza, ma anche di condurre il tessuto sociale ad una grave sofferenza psichica con un rischio concreto di aumento della povertà. A questo pesante bagaglio, concludono, si dovranno poi aggiungere le anomalie comportamentali di abuso di alcol e sostanze stupefacenti, di cui non c'è ancora un quadro completo. Per approfondimenti vedi qui. Sono inoltre documentati a livello globale aumenti esponenziali dei suicidi da depressione come conseguenza diretta del lockdown. In Giappone, ad esempio, durante il lockdown, in un solo mese il numero dei suicidi ha superato quello di tutti i decessi per Covid dall'inizio della pandemia. Vedi qui. Oltre ai danni psichici, è anche dimostrato che la sedentarietà forzata, l'isolamento, la scarsa esposizione alla luce solare provocano in generale un abbassamento delle difese immunitarie, una serie di scompensi metabolici ed altri effetti deleteri per la salute degli individui. Proprio per tali motivi la Società Gerontologica Americana ha definito l'isolamento sociale un killer silenzioso, a fronte del quale sono stati ideati programmi per aiutare le persone, soprattutto anziane, a mantenere contatti con la propria comunità. Vedi lo studio qui. Quindi il saldo finale delle misure di lockdown, considerando l'efficacia preventiva rispetto al contagio da Covid in rapporto agli altri effetti negativi sulla salute pubblica, rischia di essere nullo se non negativo. Inoltre non dobbiamo dimenticare che la libertà individuale è uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione, che non può essere limitato nemmeno in considerazione del diritto alla salute, se non in casi espressamente previsti e da condizioni limitate indicate dalla Costituzione stessa. Per tutte queste ragioni, sia scientifiche che giuridiche, la cosiddetta zona rossa a Natale e a Capodanno è da considerarsi scientificamente infondata, quindi illegittima e pertanto inaccettabile. Il ricorso continuo a questi mezzi coercitivi da parte del governo Conte dimostra una sola cosa: la natura autoritaria, totalitaria e di conseguenza eversiva di questo governo. Resistere di fronte a questo nuovo fascismo è un sacro dovere di ogni cittadino in difesa della patria, della Costituzione e della Repubblica. Io non mi sottrarrò a questo dovere. E voi?
Se c'è una cosa che il Covid proprio non ha fermato è la crescita della ricchezza dei miliardari. Solo negli Stati Uniti da marzo a settembre per 643 persone il patrimonio personale è cresciuto di 845 miliardi di dollari. Inutile dire che Jeff Bezos è l'uomo più ricco del pianeta. Quanto ha fatto in più durante quei mesi lì? Allora, durante quei mesi ha fatto il 40% ma diciamo continua ad aumentare. La nostra classifica si ferma per ragioni di metodo al 15 settembre, ma adesso è già arrivata a 200 milioni, era all'inizio a 186, quindi miliardi, non milioni, quindi 14 miliardi in più in un mese scarso. Quindi Mark Zuckerberg poi è passato da 54 a 96 sì, miliardi. Zuckerberg ha fatto 61% in più, Elon Musk ha fatto addirittura il 312%, delle cifre colossali, spaventose, che non hanno eguali nella storia. Poi abbiamo, ovviamente, ha fatto un sacco di soldi l'inventore del gioco Fortnite, perché tutti lì a giocherellare, il creatore della piattaforma Zoom, quella che è stata più utilizzata. Quindi dopo gli Stati Uniti ci sono i cinesi. Esatto. Loro sono 456, cioè nei 2000 più ricchi del pianeta 456 sono cinesi. Il numero uno chi è? Il numero uno è questo signore che si chiama Qin Wenglin, è l'allevatore di maiali più grande del mondo. Cioè lui ha cominciato 30 anni fa con 22 animali e ora ha una ricchezza di 18 miliardi, però l'anno scorso era 4 miliardi. Lui è stato avvantaggiato più che dal Covid, da un'altra malattia, da un'altra epidemia, la peste suina. Terminati i maiali, il prezzo è schizzato alle stelle. Lui ce l'ha tutti e quindi ha guadagnato un sacco di soldi. Allora, in Italia i miliardari sono 36, nel mondo appunto sono 2153, che hanno più denaro del 60% della popolazione mondiale, il sì. 60 o l'80? Il 60, 4 miliardi. Bene, e 6 di persone. Allora, c'è sicuramente qua dentro c'è della gente che si è fatto un mazzo tanto, no? Ma come hanno fatto i soldi? Allora, 21 sono nel business del casino, sì. 71, 700 con le aziende di Stato, cioè proprio gli sono state messe in mano. Quindi pensi abbiamo che i primi 10 russi, i primi 10 miliardari russi sono tutti nelle materie prime o nel gas, nell'oil, quindi materie prime che erano di Stato. Poi abbiamo il malese che ha fatto i soldi con, sta facendo i soldi con le piantagioni di olio di palma, cioè un disastro per l'ambiente senza fine. Quasi tutti pagano le tasse dove gli conviene di più, se possibilmente il meno possibile. E poi l'uomo più ricco del pianeta, a proposito, no? Jeff Bezos. Quanto paga il suo cococò italiano? 700 euro. Allora, alla fine, cioè uno dice come li spenderà questi soldi, il divario fra chi ha sempre meno e chi ha sempre di più si ingigantisce. Oxfam ha una proposta però, che è quella di tassare di più, ma leggermente di più, 0,50. La ricchezza, 0,50, che è niente se consideri che i miliardari pagano pochissimo, che anche le stesse multinazionali pagano poco. Un rapporto di Mediobanca appena uscito dice che le aziende pagano, le aziende del web pagano il 13, il 12, Microsoft è quella che ha pagato di meno in assoluto, paga il 10% di valore effettivo di imposte, cioè il tax rate è il 10%. Quindi alla fine Bill Gates, che è un grande benefattore, beneficia anche del fatto che sì, la sua azienda non paga le tasse. Vabbè, insomma, i soldi si fanno così. Comunque dicevamo, Oxfam pagando lo zero, tassando dello 0,50, si possono creare 117 milioni di posti di lavoro che si occupano di assistenza e cura agli anziani e ai malati. E ci stiamo ancora pensando. Che loro l'influenza non l'hanno vista mai. Io invece la vedo da anni, da decenni, tutti i giorni, e la curo tutti i giorni. Non si muore. Io ci ho avuto nell'ambito del mio gruppo di medici, che abbiamo 6.000 pazienti, anche noi abbiamo avuto delle false diagnosi di Covid. Perché dico false?
Dico false perché se la diagnosi di Covid è basata, come è basata, sul tampone, è una falsa diagnosi, perché il tampone è assolutamente inattendibile. Non è, il tampone non è assolutamente diagnostico. E allora sulla base di un tampone con esito positivo non si può fare diagnosi di Covid. Mettetelo bene in testa. I positivi al Covid che pubblicizzano le reti nazionali sponsorizzate dalle case farmaceutiche non esistono, perché il tampone non va a mirare il SARS-CoV-2, virus che di fatto ancora non è stato isolato. E che se non è stato isolato, come fanno a fare un'interfaccia, cioè il tampone che dei reagenti che interagiscono con quel virus, se il virus non l'hanno trovato? Come potete trovare col prelievo serologico degli anticorpi contro cosa, se il virus non è stato isolato? Queste sono prese in giro. Ci stanno bombardando il cervello con queste prese in giro. La realtà che è ancora più grave, che non è stato neanche stabilito il nesso di causalità tra il virus e la malattia. Quindi siamo addirittura a questo paradosso. E questi si riempiono la bocca. Oggi abbiamo avuto 5.000 casi positivi. E quindi dipingono come untori quelli che sono positivi al tampone. Questi sono crimini. Crimini che io ho denunciato, mercoledì scorso sono andato in caserma e ho denunciato e ho fatto denuncia alla Procura della Repubblica contro la vicenda dei tamponi. Bravo. Quello che ho scritto sulla denuncia, le motivazioni alla base della denuncia, non me le sono inventate io. Non le ho dette io, benché convinto di quello che ho scritto. La perizia me l'hanno fatta 4 ricercatori internazionali di fama internazionale, che evidenzia in maniera assoluta, assolutamente chiara, che il tampone è assolutamente inattendibile, non è validato e non è diagnostico. E allora sulla base di cosa hanno fatto le diagnosi di morte di Covid? Sulla base di cosa fanno le diagnosi degli untori perché ci sono positivi al tampone? Queste sono tutte cose che da un lato servono per sperperare il denaro pubblico, cioè il denaro di noi contribuenti, perché l'acquisto di tamponi costa milioni di euro e a pagarlo siamo noi contribuenti. Non sono quelli che invece sperperano il denaro pubblico. Per fare cosa poi? Per diffondere il panico nella popolazione. Abbiamo migliaia di positivi, si stanno riaccendendo i focolai. Tutto questo fa parte di una strategia internazionale, perché questa è una guerra mondiale, mettetelo bene in testa. Qui c'è una strategia internazionale dietro tutto questo, perché altrimenti, siccome non c'è logica, come dice l'avvocato Musso, non si spiega diversamente. Non si spiega diversamente. Quindi i tamponi sono assolutamente inattendibili, non sono diagnostici. Servono solo quindi per diffondere il panico nella popolazione e per costringerlo, anzi per convincerlo da un lato a farsi la vaccinazione anti-Covid, anti-influenzale, eccetera, eccetera, sperperando altri soldi, capito? E per convincerlo dall'altro che sarà necessario un nuovo lockdown. Ma qui siamo veramente impazziti tutti. Ci dobbiamo ribellare, ma non ci dobbiamo ribellare con le mitragliatrici o con i carri armati. Dovete fare tutti come ho fatto io, personalmente. Andate alla caserma dei carabinieri più vicino casa e fate la denuncia sui tamponi. Il modello di
di denuncia l'ho fatto preparare dallo studio legale Massafra, ma è a disposizione di tutti gli avvocati di vostra fiducia se vorranno utilizzarlo. La documentazione scientifica attraverso la mail che inviate allo studio legale Massafra vi può essere mandata a casa attraverso la mail. Vi recate in caserma dei carabinieri più vicina a casa e fate la denuncia con gli allegati che vi invierà lo studio legale Massafra. Dopodiché, se tutto questo diventerà, come fanno nei paesi forse più civili del nostro, in Inghilterra, negli Stati Uniti, le cosiddette class action, cioè azioni collettive, se tutti denunceremo, queste denunce andranno a tutte le procure d'Italia. Allora ci sarà certamente la procura più dormiente, che forse archivierà anche il provvedimento. Ma io credo che nel momento in cui queste denunce andranno a tutte le procure, credo che ci sarà pure una procura in Italia che gli puzza un po' e comincia ad incriminare chi merita di essere incriminato. Perché qui ci troviamo di fronte a crimini. Quindi se vogliamo vincere questa battaglia, che fa parte però di una guerra, tutti dobbiamo andare a fare denuncia. Perché nel momento in cui facciamo denuncia partiranno gli accertamenti, partiranno le indagini, e se il magistrato accerterà che effettivamente dietro ci sono dei crimini, questi crimini dovranno essere perseguiti. E nel momento in cui ciascuno di voi, singolo cittadino, piccola impresa, artigiano, impresa, dovesse aver subito danni a causa di certi provvedimenti, voi potete costituirvi parte civile e richiedere i danni allo Stato.